Si parte. Quindi si passa di qui. È chiaro che se tu qui poi ci sarà qualche problema con il ghiaccio o la neve. Mi comprerò le ruote dalla neve. No? Come ci vedo un colonnello? Maresciallo. Qui c'è la fermata che porta le bambine a scuola. Sei sicura? Sì, mi ha detto passa sopra casa. Come una ramengo, sì, dovrebbe essere lì per portarle a Cocconate. Però a noi non interessa perché verranno con noi. Qui c'è un trattoria bar, che vuole della gente. Poi c'è una tabaccheria. Sì. È un negozietto Quindi alimentare. Ah, boh, c'è un negozietto alimentare, se ti visto? serve proprio qualcosa Attaccata a nell'ultimo minuto, piedi. ce l'hai attaccata a piedi. Poi È già un'altra cosa positiva che non avevamo notato. prosegui di qui. Mamma, dove hai messo uno giocattolino, quello con le ruote? Sotto i tuoi piedi. Qui sì. Naturalmente qui devi un po' scollinare, quindi si passerà di qua. Ma io ve lo direi presente quando andiamo al mare, tornanti del mare, ma non saranno mica così, hai capito cosa ti voglio dire? Ma perché al mare da ragazzina non ci sono mai andata? Sì, però quello devi fare tutti i giorni, 2 volte al giorno. Io ti sto mettendo il video davanti, non sto dicendo che sia pericoloso o noioso. Ok, mi sembra giusto fare un video. Secondo me è più bella scendere che Se salire, lo sto dicendo io, innanzitutto. scendere non mi interessa. Capito? Discendere non è un problema, è il salire con la nebbia. Perché scendere, che me ne frega, sto scendendo. Devi farlo sempre piano, eh? Quando si scende piano. Sono poi questi i due tornanti più brutti. Credo di sì. E poi, perché mi dici sinistra? Sarei andato a senso destra, però naturalmente sinistra. E ti dice Chivasso sulla S458. Qui sei a 1,5 km, ok? C'è 1,5 km di strada Così. un po' così, che vai per Passerano Marmorito. Tutto il resto di questa Sì, comunque strada visto è che a Marengo sono 15 minuti, come? Per arrivare da Marengo dal nostro negozio sono stati 15 minuti. Noi ce l'abbiamo messi 23 per arrivare fino a È fino casa, a casa. andando Esatto. piano. Io adesso sto andando forte, prima siamo Perché andati noi non siamo a piano. Marengo, noi siamo nella frazione dopo. Non ci vogliono 5 minuti in più questo pezzo. Guardate, è un gatto. È un gatto. Sì, È però un un gatto gatto di che te quelli, ripetta eh? Romeo e Lillo, Un mica. gatto con due palle così era. Era la coda che era molto folta, sembrava la coda di una volpe. Poi qui Andri, c'è i ristoranti, voglio dire, ma non si aprirebbero certo i ristoranti se non fosse una roba raggiungibile, capisci? Io non vedo. Ma io non vedo tutta questa gran fatica di strada. È asfaltatissima. Sì, l'asfalto, guarda, l'asfalto è degno di nota, eh. Sto scaricando. Continua tu. Poi è chiaro che magari ti trovi quello che la strada conosce, che vai stretto come stai andando tu piano, che magari ti vuole superare o tallonare, che ti può infastidire nella guida, ma che ti frega. Tu vai con la tua andatura, con la tua velocità. Ah, sempre meglio fare questo tratto di strada così che farlo magari nel traffico di Corso Vercelli perché sto portando le bambine alle medie in barriera di Milano.
Sì, adesso qua c'è di nuovo forse il tratto di un chilometro e mezzo, mi sembra, o due chilometri. Chilometri e mezzo. Vediamo un po', siamo a esattamente 4 chilometri. Abbiamo già fatto 4 chilometri. Quindi ci dovrebbero essere questi 2 chilometri di strade un po' di nuovo curvate, fatte di saliscendi con forse una curva 2. Vediamo se sono qua oppure no, mi sembrava di sì, perché qua si arriva a... Qui sarà Ravengo, no? No. Gonenico qua. Qui c'è il fabbro. C'è anche il limite di 50. Io rispetterei perché non so, ma questi paesi mi danno l'idea che se possono... Mamma mia, la smart, da quanto non la vedo. Mini market di nuovo qua. Vabbè, qua sei già a 5 km, però c'è il mini market. Ma il mini market sotto casa? Ma non lo so, ho capito, però comunque c'è un altro. Sì, hai proprio la tabaccheria sotto casa, mini market. Ci vuoi andare a piedi? Il bianco e nero insieme sta bene. E dopo anviola qual è il tuo colore preferito? Qua inizi con... Dopo anviola qual è il tuo colore preferito che non sia bianco o nero? Il lilla. Ok. E l'unico colore preferito? Viola. E dopo anviola? Lilla. Come papà? Invece il mio, dominatelo, fucsia. Fucsia. Vito, te non c'è, come farò se non mi sono nemmeno in bianco? Pensavo, userò sia in fucsia che in rosa. Sì, qua è finito. Qua è finito. Aspetta, arriviamo a casa del Borgone e poi blocchiamo. Adesso abbiamo percorso praticamente 8 chilometri, ce ne mancano 15. Tempo di percorrenza 8-9 minuti, sì, fai un minuto al chilometro, non ti sbagli di tanto. Adesso stiamo andando ai 60 all'ora, quello è... presumo, no? Sei a casa del Borgone. 42, sì. Ci metti... prima ci abbiamo messo 23...
chilometri. Sai che non ho guardato pure il tempo preciso che ci abbiamo messo quando ci siamo fermati a parlare con quelle signore? Non ho guardato poi il livello di minuti, però è quello, sono 25 minuti. Sì, 25 minuti. Siamo partiti a 32, che era quasi 33. Vediamo poi a che ora arriviamo a Casal Borgone. Però vedi, siamo a 42. Sono passati 10 minuti. E hai fatto 9 km e 4. Non è ancora passato, è 43, vedi, sì. La media, dai, è quella lì. Questa è Casal Borgone, giusto? Sì. E poi oltretutto Casal Borgone in uno sputo. Sei sia a San Sebastiano che... Che a Chivasso, dai. Da qua sono 10 minuti. Vuoi andare a vedere la casa di ieri? Sì. Ho fatto 30, facciamo 30. Anch'io.